A domenica Live Teresanna Pugliese condanna il gesto del suo ex Francesco Monte. Non poteva mancare nella puntata di domenica Live in onda il 4 febbraio 2018, nel processo contro Francesco Monte ed Avenger, anche un volto noto al pubblico di Uomini e Donne. È Teresanna Pugliese che, dopo essere stata invitata a domenica Live per commentare il tradimento di Cecilia Rodriguez ai danni del suo ex, torna di nuovo su Canale 5, questa volta per dire la sua su quello che qualcuno definisce il cannagate. Teresanna Pugliese prende subito una posizione netta, condanna il gesto di Francesco Monte, se davvero ha fumato della marijuana. Non può sapere cosa sia successo ma prende per vere le parole di Avenger. Teresanna spiega, in TV stanno facendo passare dei messaggi, che io non condivido assolutamente, sempre più spesso vediamo cose, che non vanno bene, in studio ci sono diverse opinioni in merito a quello che è accaduto. Lori del Santo per esempio ricorda che la cannabis è ormai legale in tanti stati ma Teresanna invita tutti a stare attenti a quello che si dice perché si sta parlando di una sostanza, che in Italia è vietata e non è legalizzata. Signoretti ricorda, applaudito da Teresanna, quelli che sono gli effetti collaterali della cannabis, io dico no alla droga leggera o pesante che sia nonché Avenger è un infame queste le parole del direttore. Teresanna si mette assolutamente dalla parte di Avenger e appoggia quello che è successo ricordando che in televisione alcuni messaggi non debbano proprio passare perché i ragazzi a casa guardano ancora una volta quindi la ex di Francesco Monte torna a parlare in TV di qualcosa che riguarda il tronista e non ha di certo belle parole per quello che è un tempo è stato il suo uomo. Teresanna è una delle poche a schierarsi nettamente dalla parte di Avenger mentre tutti gli altri puntano il dito contro l'attrice. Manuela Villa la definisce una spia, che ha fatto male a parlare in diretta di qualcosa di questo genere. Teresanna però pensa che Eva abbia fatto bene e che in TV debbano arrivare altri messaggi.